La ricerca 2012 dell'Osservatorio Mobile Marketing and Service mostra un trend in forte crescita innanzitutto del numero di utilizzatori di mobile internet and apps. Sono ormai 20 milioni gli italiani che navigano ogni mese dal telefono cellulare o dal proprio smartphone, tramite app o tramite mobile site. Il 61% naviga già tutti i giorni e per oltre un'ora del tempo trascorso, pari a 2/3 del tempo che trascorrono in internet da PC. Numeri di utenza così rilevanti non possono che spingere le aziende a cercare di sfruttare questo canale anche come canale per erogare servizi e promozioni e advertising. È così che nel 2012 abbiamo visto un'ulteriore forte crescita del mercato del mobile advertising, che è cresciuto del 55%, arrivando a sfiorare i 90 milioni di euro. Siamo al 7% del totale investimenti pubblicitari su internet. È cresciuto parallelamente l'uso del mobile come canale di promozione per erogare promozioni ai propri clienti tramite SMS, tramite app, tramite mobile site. I trend che ci aspettiamo per i prossimi anni sono però ancora più innovativi. Potenzialità vengono dal mondo del couponing, quindi dalla possibilità di mandare promozioni personalizzate, geolocalizzate, e dal tema della gamification, quindi la capacità di creare delle dinamiche coinvolgenti di interazione con la marca, con cui l'utente può così guadagnare punti da spendere poi, o trasformandoli in coupon, sconti, o da accumulare ai punti della propria raccolta punti legata alla carta fedeltà. Da ultimo, cresce l'utilizzo del mobile come canale per erogare servizi, dalla prevendita all'acquisto al post vendita. Come possono essere erogati questi servizi e queste promozioni? Sia con sviluppando dei propri asset, applicazioni, mobile site, inviando SMS alla propria customer base, sia appoggiandosi a soluzioni di terzi. Bene, sul primo aspetto è cresciuto, c'è stato un boom anche quest'anno, sia dell'utilizzo di mobile site, sia dell'utilizzo di app. Pensate che è triplicato, ad esempio, il numero di applicazioni sviluppate dai 100 top spender in advertising, sia il numero di SMS inviati dalle aziende ai propri clienti. Ne sono stati inviati quasi 2 miliardi lo scorso anno. Dicevo che poi l'altra modalità è proprio l'utilizzo invece di applicazioni, siti sviluppati da terze parti. In questo contesto stanno nascendo tante startup che offrono servizi di questo tipo. In Italia il 16% delle startup ICT finanziate negli ultimi 2 anni offre appunto servizi innovativi di mobile marketing and service. È un settore quindi questo in forte crescita, su cui ci aspettiamo ancora grandi sviluppi e grandi novità nei prossimi anni.